cambio di stagione e mali di stagione. Ne parliamo con la naturopata Barbara Parrini. Questo connubio perché, Barbara? Perché le stagioni sono cicliche e sono cicliche anche un po' la sintomatologia che si presenta in questo periodo che si sta avvicinando verso la primavera. Tutto quello che sono le articolazioni, i dolori reumatici tendono un pochino a risvegliarsi, a ripresentarsi. E anche un po' l'umore, no? Un pochino più malinconico, l'affaticamento, la sensazione di stanchezza. E poi anche l'aspettativa, cioè l'attesa, dice, un po' che se cambia la ci stagione, si risveglia, no? Ecco, dice, sta arrivando e puntualmente arriva. Sì. E quindi in questo periodo tante persone si avvicinano elencando e lamentandosi dei vari dolori che si presentano nel corpo. E l'intento è proprio quello di educare le persone a cambiare un po' la forma mentis nei confronti del dolore. Certo. Innanzitutto a proprio capire che il dolore è solamente ciclico in questo periodo, che si ripresenta tutti gli anni, e quindi accoglierlo con un attimino come più quando di dicono cambia il tempo morbidezza, perché ti arriva quel dolore, sì, no? Sì. Poi sai che passa. Sì. Sì, quindi cambiare un pochino questa forma mentis nei confronti del dolore, perché dal dolore si può uscire e ci sono delle qualità che è bene, diciamo, perseguire o risvegliare dentro di noi, no? Che è la fiducia, soprattutto la fiducia ha a che fare con abbandonare la nostra paura. È fondamentale. Perché abbandonare la paura, sì, infatti qui ho scritto la fiducia, abbandonare la paura, no? Allontanare tutte quelle paure del dolore. Il dolore non è che è lì per dirti arrestarti. Cioè di fermarti. Di fermarti. Magari invito, soprattutto in questo periodo primaverile, a continuare a fare yoga, a continuare ad affidarsi al movimento corporeo. Camminare, perché è proprio la chiave per allontanare la malinconia e tutti i dolori. Perché quindi, poi giustamente il dolore è un qualche cosa che a volte, perché si dice, come dici tu appunto, muovetevi, perché il dolore tende a paralizzare. A paralizzare. No? A dire sto fermo perché sennò sento dolore. No, bisogna avere fiducia, fiducia, abbandonare la paura, e per abbandonare diciamo la paura ci vuole anche la costanza, no? Che ha a che fare un po' con il nostro tempo. Noi vogliamo tutto subito, il risultato tutto subito. In realtà nella costanza si risveglia la nostra volontà, no? Il nostro credo, nostro visualizzare in modo intenzionale a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di stare bene. È una forma forse anche di educazione, no? Di venire anche educati a questo. Sì, quando avviene il dolore, la costanza, abbiamo parlato anche a volte del respiro, quindi quanto il respiro è importante, un movimento consapevole, l'ascolto del proprio corpo è fondamentale, perché se io ascolto il mio corpo emergono queste qualità della fiducia, della costanza, della volontà e dell'intenzione. Sono tutte qualità che vivono allo stesso tempo mentre ci si muove e mentre si respira. E quando termina una lezione che dura quell'ora, in un'ora le persone escono e si sentono davvero rinate. Allora uno si dovrebbe, la riflessione è: ma se io dopo un'ora ho abbandonato tutti quei miei dolori, abbandonato tutto quel mio senso di malinconia, allora Vuol dire che funziona, il respiro è energia, il muoversi, noi siamo energia, quindi non a caso lo yoga è sempre più diffuso e consigliato anche da molte figure professionali. Assolutamente. Consigliato per l'osteoporosi, consigliato per affrontare la menopausa, nella gravidanza, nei dolori cronici, per il mal di testa, i dolori lombari. Quindi è proprio questa la magia che si crea, che vuol dire ti forma il nostro pensiero, educa proprio a sviluppare queste capacità che sono dentro di noi innate, ma se non vengono in qualche modo risvegliate costantemente, non arriviamo all'obiettivo, che è quello di stare bene. Quindi cambio di stagione, mali di stagione,
affrontarli con serenità. Affrontarli perché poi passeranno. Io ringrazio la nostra Barbara Parrini, naturopata, per averci appunto parlato di questo argomento.